Buonasera a tutti amici comodoristi e comodorari e benvenuti a questo mio nuovo video. Oggi ho deciso di inaugurare, diciamo così, un'altra rubrica. Voglio, come avete visto fino ad oggi, ho sempre fatto gameplay o recensioni comunque di giochi originali, e perché a me piace di più far vedere la copertina di come, quel gioco come è uscito, tutto quanto. Però ho deciso di iniziare a fare un pochino di cassette da edicola, volevo provare un po' a cimentarmi, anche se lo specialista è il nostro, un'idea di ATP, che lui è proprio focalizzato quasi esclusivamente, se non esclusivamente, sulle collezioni da edicola, è anche molto, molto informato. Io invece sono su quelle da edicola, sono un po' meno ferrato. Ecco, diciamo, comunque proviamo, io ne ho anche molte poche, perché io sono molto selettivo. Io ho solo Lego Games e le Byte Games, perché quelle contenevano Commodore 16 e Commodore e C64, quindi i miei due sistemi preferiti. E poi ho qualcosa di linguaggio macchina, sia per C6, anzi qualcosa per Commodore 16 li ho tutti tranne uno. Sono 10, l'ho dall'1 escluso il 2, poi li ho tutti. E poi ho C16 MSX. E poi il linguaggio macchina per C64, poi non ho altro, tutte queste program, special program, tutte quelle altre cassettine molto carine con le bigliettine interne colorate, C64, 128, tutte quelle lì mi sono passate sotto dalle mani tutte, però le ho sempre rivendute in diverse lotti perché volevo fare qualcosa di selettivo anche per motivi di spazio ovviamente, e anche perché poi bene o male tanti giochi si ripetono. E niente, adesso passiamo, io voglio farvi vedere, voglio partire con chiamiamola così, una raccolta che si chiama Tutto Computer, che è della edizione Foglia, che sarebbe la stessa di la stessa casa editrice di linguaggio macchina. Io ho i primi due, perché ci sono uno, due e tre, questo è il primo e questo è il secondo, poi c'è un terzo, io ho preso questi due perché li pagai il giusto, li pagai 3,50 € l'uno, completi e anche tenuti bene, ero in asta e purtroppo queste sono cose che in genere si trova a prezzo fisso perché quando vengano messe in asta non è che abbiano, non sono molto ricercate queste qui da edicola, però queste sono veramente carine. Il numero 3 mi è passato però sempre 15-20 € più spedizione, quindi cifre che io non ci volevo spendere. Poi piano piano quando capiterà lo prenderò. Questi sono molto carini, questi uscivano. Come vedete, uscivano a mo' di libro, di raccoglitore, uscivano già così, non è che si comprasse, almeno io mi sono formato, perché sono sincero, non tutto posso sapere, mi sono formato e mi hanno detto che questi qui uscivano al cofanetto già così, non è che uscissero una cassetta alla volta e poi si comprasse, perché non ricordavo se bisognava comprare una cassettina alla volta e poi il cofanetto col libretto. Dunque, qui ogni cassettina ha un'argomentazione. Come potete vedere, adesso vi faccio vedere, qui c'è tutto computer, a vederle esteticamente sembrano un po' didattiche, invece ci sono dei veri e propri giochi, tranne che in una. Questo è tutto computer, il numero uno è Avventura, e poi vi faccio vedere la cassettina, ve ne faccio vedere una sola, tanto è inutile sta a farvele vedere tutte, sono tutte uguali. Questa avventura dentro c'è per segnare le righe, per segnare i giri, comunque questa è Avventura. Poi ce la faccio senza romperle perché veramente l'ho trovata in condizioni eccellenti. Poi avete, come vedete, si vede qui Avventura, poi c'è Arcade, Expert e un altro che è Utilities, che sono appunto Utilities. Adesso vi andrò a leggere velocemente, perché qui c'è un librettino, ovviamente non ve lo leggo tutto, qui è un librettino di un po' di pagine, ma soprattutto descrizione dei giochi. Qui c'è un forco l'occhiale perché oramai non ci vedo più. Presentazione. Cari amici, prima di passare alla presentazione vera e propria sul contenuto di questa confezione, lasciate che vi ringrazi per averci accordato la vostra fiducia a scatola chiusa e per aver scelto di passare una buona parte del vostro tempo in nostra compagnia. Avete fatto bene e ve ne accorgerete appena inserirete le quattro cassette nel registratore. Le sorprese sono tante e succulente, non potrete non essere soddisfatti. Tutto Computer è stato concepito per voi amici commodoristi, sia per coloro che hanno già dimestichezza nel computer, sia per gli altri che hanno appena
cominciato a prenderlo in considerazione. Ci sono giochi bellissimi suddivisi su tre cassette, ben 18 videogames studiati per le vostre esigenze e per il vostro divertimento. Li abbiamo divisi per argomento e selezionati in giochi di avventura, arcade, expert. Inoltre, in ogni cassetta abbiamo inserito anche quei giochi classici, quei videogames che l'appassionato giocatore e il neocollezionista non possono non avere nel proprio archivio. Sono alcuni tra i giochi che hanno fatto storia e che con un non so che di nostalgico si rigiocano e riscoprono sempre con piacere. All'interno della rivista tutti i giochi saranno inoltre corredati da fotografie, spiegazioni, utili consigli su come affrontare gli innumerevoli pericoli che vi si presenteranno nel corso della vostra avventura. La quarta cassetta contiene invece ben quattro programmi di utilità super. Sono utility studiate appositamente per voi, per aiutarvi nel vostro lavoro, nello studio, ma anche durante il tempo libero. Come archiviare libri, i dischi, i nomi dei clienti, dei fornitori, come organizzarvi un'agenda telefonica, come aggiornarla, come caricare programmi su cassetta nel minor tempo possibile, come impostare il vostro sistema personale per fare 13 al totocalcio. Tutte queste opportunità vi sono offerte dal vostro computer in collaborazione con le nostre utilities, ma non voglio trattenervi oltre. Vi sento già scalpitare, curiosi e poi basta con le chiacchiere. Nelle pagine seguenti troverete tutti i dettagli possibili e immaginabili ed un sacco di notizie preziose. Allora, amici, vi saluto e vi affido alle cure della nostra rivista. Non mi resta che augurarvi buon divertimento con i nostri programmi ed una lunga duratura amicizia con le nostre pubblicazioni. Bene, queste sono sostanzialmente, poi c'è il sommario. Poi qui c'è, non perdete questa pagina, vedete qui, però queste sono tutte avvertenze di come caricare, di tenere lontano dalle cose magnetiche e tutto. E poi si parte con tutti i giochi, con le varie descrizioni. Iniziamo con il primo gioco che è una di avventura dirigibile. Qui vedete una schermata e c'è scritto sorpresa. Quindi adesso in joystick porta 2, adesso proveremo questo gioco. Ora non so se li farò tutti e 18, ma insomma, intanto iniziamo ho deciso di iniziare dal primo, il secondo l'ho già riconosciuto, il primo invece no, sono sincero, anche questo addirittura, c'erano alcuni giochi che ho già fatto il gameplay nella loro versione originale, questo non l'ho mai fatto, questo dirigibile, e niente, andiamo a caricare la cassettina e vediamo subito. Primo step. Con la sua musichetta. Il gioco consiste nel prendere dei recipienti di gas, il tempo però è limitato e le caverne sono mortali. Inserire il joystick in porta 2. Premo il tasto per continuare ed ecco qui. Allora, questo è il gioco. Allora, il gioco, come potete vedere, non ha niente a che fare. Io conosco questo gioco e non mi ricordo, anche se non mi ricordo il titolo. Vedete, adesso vi faccio vedere la sua. Questo è il disegno che c'è sul. Non so se ce la facciamo mettere a fuoco. Non ci si fa, comunque vabbè, questo è il disegno che c'era con il dirigibile appunto qua, quello celeste e azzurro che vedete è un dirigibile, però questo è il gioco sorpresa e ne abbiamo trovato un altro. Allora, intanto abbassiamo. Allora, io conosco la versione originale ma non mi ricordo il titolo. Questa è una mongolfiera più che un dirigibile. Allora, premendo il tasto fire, vedete? Si aumenta la potenza del fuoco e sale. Joystick a destra, però attenzione perché con joystick a destra va verso sinistra, vedete? E col joystick a sinistra
fa fuoco di qua e va verso destra. Questo è un gioco zero musica, solo effetti sonori. Qui quando urta. Adesso facciamo una partita come si deve, facciamo finire. Questo è un gioco piuttosto difficilotto e che fa perdere anche un pochino la pazienza. Aspettiamo. Ok, adesso iniziamo una nuova partita. Allora, dunque, questo è un gioco che c'è anche sul Commodore 16, simile, quello sul Commodore 16 è più carino, e si chiama Rescue from Zilo. Anche quello su delle cassettine da edicola, il nome di dirigibile, proprio perché il protagonista è un dirigibile. Questo mi sembra che su qualche cassettina da edicola sia col nome mongolfiera, anche per le ovvie similitudini. Dunque, qui io le sto prendendo in ordine numerico, ma non credo sia importante o comunque necessario, ecco. Una versione simile a questo che ho per Commodore 64 originale è Crazy Ballon. Quello è carino, è molto simile, per non dire molto simile a questo, via. Però lì gli schemi sono molto più veloci, perché lì c'è semplicemente da arrivare a un punto A, a un punto B, senza dover prendere, mi sembra si prenda sì e no dei bonus. Questo è un lavoro con tanta, ci vuole tanta, tanta, tanta pazienza, cosa che io non ho. Aspetta, come si chiamava questo qui? Madonna, non mi ricordo, la versione originale. No, troppo, ho dato troppo gas, ora ci picchio, ci picchio, ci picchio, ci picchio, ci picchio, ci picchio. Lo sapevo. Qui basta dare un pochino di gas di troppo, basta toccare un mezzo, neanche mezzo secondo, meno di mezzo secondo in più il tasto file. Credo che non arriverò mai al secondo schema, perché ecco, fatto 5, ora c'è il 6, il 4 è il più bastardo di tutti. Infatti adesso mi vado a vedere se ce la faccio a prendere il 7. Mi deve reggere nella versione originale, se prendendoli insomma in fila c'è un bonus superiore, perché a volte può succedere, ci può anche essere, ma non lo so, sinceramente secondo me no, è stato semplicemente dato dei numeri così. Ok, rimane solo il 4. Solo che il 4, siccome mi sa che queste bombole di gas, non so come chiamarle, vanno prese quasi in perfetta verticale, qui mi sa che mi ricordo che c'è un po' di difficoltà. Su. L'ho toccato un pochino di più subito, c'è nulla da fare. No, troppo. Ragazzi, non ce la fa, ma niente, via, finito. Ora voglio farne un'altra e parto subito dal 4 per farvi vedere quanto è bastardo questo.
Vai su, e vai su, e vai su. Eccoci, mamma mia che pena. E non ci avverti, non ci si passa lì, non ci si passa, non ci si fa, io non so. Ora voglio provare a vedere qualche video su YouTube per vedere se qualcuno ci è riuscito. Eppure qualcuno ci deve essere riuscito. Perché se lo prendi, che ho già provato, se lo prendi, vi faccio vedere, cerco di prenderlo di sgancio, cioè prendendo, cioè semplicemente toccandolo, non va bene. Deve essere quasi, non dico perfettamente verticale, ma quasi. Perché altrimenti questo 4 sarebbe anche semplice, cioè volendo sarebbe più difficile l'8 con quello spunzone. Vedete? Perché così toccarla tocca quello giallo, però non ce la fa, non me lo prende. Vabbè, dai, il mio video, il mio gameplay finisce qui. Spero che il gioco vi sia piaciuto. E niente, mettete un like al video, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale e nel prossimo episodio vediamo un altro gioco di questa collana. Ciao!